Siamo in linea con la professoressa Bottini, che ringraziamo, che condurrà tra l'altro con il dottor San Giovanni e il dottor Donegani la seconda parte di questo corso che riguarda sia il pubblico sia gli operatori sanitari, legato a quelle che sono un po' delle problematiche rispetto al nostro sistema nervoso, al nostro cervello, al nostro, diciamo, benessere, legandoli poi evidentemente anche a un eventuale utilizzo di integratori e di prodotti naturali, come sono stati definiti. Abbiamo selezionato tre argomenti con la professoressa. Se siamo d'accordo, partirei subito con il primo, professoressa, e le farei una domanda che si pone molto spesso, no? Il rapporto tra ansia e depressione, come sono collegate e soprattutto perché? Prego. Benissimo. Allora, di ansia e depressione se ne parla tantissimo e poi dopo siamo reduci, seppur non ancora usciti da una situazione in cui questi sintomi sono stati provati un po' da tutti. Sto parlando naturalmente del problema della pandemia, che ha fortemente modificato non soltanto lo stato di salute, anche in modo, ahimè, cruciale per molte persone, ma anche proprio ha modificato le nostre abitudini di vita. Cito la parola, per esempio, isolamento, no? E chiaramente l'isolamento ha condotto poi noi tutti a provare questi sintomi, no? Ansia e depressione spesso e volentieri sono uniti. Questo è determinato dal fatto che questi sintomi che riguardano la nostra sfera psichica, no? Il nostro benessere, sono un attacco al nostro stato di benessere. E lo stato di benessere, sia psichico che fisico, mens sana in corpore sano, è un modo di dire assolutamente letteralmente vero, no? Perché stiamo bene con la mente, stiamo bene nel corpo. E diciamo che il nostro benessere deriva da un equilibrio anche di carattere biologico e a cui il cervello dà un contributo enorme con i circuiti neurali molto complessi che sono appunto rappresentati nel nostro cervello, che producono delle sostanze che vengono definite un po' popolarmente anche come gli ormoni della felicità, no? Come la serotonina. E naturalmente questi circuiti regolano il nostro benessere psichico, che quando viene alterato provoca indissolubilmente sempre il legame tra l'ansia e la depressione. Tanto è vero che anche nella classificazione, no, delle malattie neurologiche e psichiatriche spesso e volentieri si parla di stato ansioso-depressivo. E la ragione è determinata dal fatto che, non entrando nello specifico, diciamo, delle alterazioni biochimiche cerebrali, perché non è questa la situazione adatta per farlo, però sicuramente ci sono dei neurotrasmettitori che, una volta alterati nella loro produzione cerebrale, provocano l'ansia e la depressione. Poi è chiaro che a seconda del nostro profilo personologico, a seconda delle manifestazioni cliniche, ci possono essere delle situazioni ansiose pure o depressive pure, ma anche qui, spesso e volentieri, l'ansia può costituire addirittura il primo campanello di allarme della depressione. E quindi, dal punto di vista farmacologico e nutraceutico, si interviene in questo senso. Ecco, molto chiaro, la ringrazio. Si parlava infatti un tempo di un circolo vizioso, no? Ansia, depressione, e lei l'ha delineato in modo molto chiaro. La parola ansia mi fa anche venire in mente un termine che noi usiamo, forse a volte anche abusiamo, che è stress. Esiste, no? Evidentemente una usura, no? Un eccesso di stress. Ma alcuni autori, mi pare, parlino anche di uno stress buono, che poi si ricollegherà all'ultimo argomento di cui parleremo, che è più relativo all'invecchiamento. Ma allora davvero esiste uno stress buono, tra virgolette, e invece uno stress che possiamo definire cattivo? Qual è la differenza, professoressa?
Ma io trovo che stress buono e stress cattivo sia un'ottima dicotomia finché le persone capiscano ed è anche un'ottima chiave di interpretazione da parte del paziente che va all'attenzione dello specialista o del medico in generale, riferendo una situazione di disagio, no? Allora, lo stress esiste e diciamo che lo stress è una produzione naturale del nostro cervello, perché c'è una parte del nostro cervello che regola tutto il nostro comportamento inconsapevole. E dico inconsapevole per fortuna, cioè quando c'è il nostro battito cardiaco, per intenderci, la nostra pressione arteriosa, la regolazione del sonno e della veglia, sono tutti gli aspetti che noi non controlliamo con la nostra volontà. Se così fosse sarebbe una tragedia, non staremmo in piedi, non vivremmo. E quindi c'è questa parte del nostro sistema nervoso, quindi del nostro cervello, diciamo in senso lato, senza fare distinguo tra periferico e centrale. Parliamo del cervello, che si chiama sistema nervoso vegetativo, che regola il nostro battito cardiaco, che regola la nostra temperatura, che regola la nostra pressione. Per cui quando io mi alzo da questa sedia, non piombo giù sotto la gravità, ma sto in piedi perché i miei vasi si costringono, così come quando mi sdraio dopo una libagione magari un po' abbondante, il mio sistema digestivo funziona perché dai muscoli di cui non c'è bisogno in quel momento, il sangue va proprio all'apparato intestinale. Allora, che cosa succede? Che tutti questi cambiamenti, no? Pensate soltanto al risveglio del mattino per alcuni andare a correre, andare a lavorare. Beh, è un bel cambiamento, no? Si dice che ci si lancia nella giungla. Non è uno stress, certo che lo è. Noi intendiamo come stress tutti quei cambiamenti fisiologici di adattamento anche nell'arco dei pochi secondi su cui interviene il nostro meraviglioso cervello. Nel senso, e questo è lo stress buono. Allora, io sono una docente universitaria, dico sempre ai miei allievi: non vi preoccupate quando venite a fare l'esame. Se avete un po' di ansia da prestazione, che però non vi condiziona nelle vostre capacità di concentrazione durante l'esame, questa è un'ottima cosa, perché chiaramente la focalizzazione dell'attenzione sull'intervista, o in questo caso per quel che mi riguarda, o sull'interrogazione nel caso dello studente universitario o liceale, è importante, perché questo fa sì che la prestazione sia di qualità. Questo è lo stress buono. La cronicizzazione di un livello di sollecitudine o di allarme, potremmo dire, eccessivo da parte del cervello, cronicizza i sintomi, determinando quello che definiamo come stress cattivo. Per cui in realtà questa dicotomia rispecchia dei sofisticati equilibri cerebrali e organici, biologici più in generale, che rappresentano la verità di quello che succede migliaia di volte nel nostro corpo durante la giornata. Perché succede migliaia di volte? Perché noi siamo in un ambiente dove possiamo condurre una vita di routine, ma che ci offre continuamente degli imprevisti. Quindi che cosa impone? L'adattamento. Dobbiamo adattarci continuamente a questi imprevisti e diciamo che il sistema nervoso vegetativo è molto ben abituato ad affrontarli. La cronicizzazione di stress, di troppi imprevisti, di cambiamenti non aspettati, eccetera, può indurre una cronicizzazione dello stress che naturalmente crea dei danni fisici veri e propri. Ecco, non sono certo di dire una cosa scientificamente correttissima, ma oso lo stesso. Una mancanza dello stress buono, una mancanza dello stress positivo, non è un meccanismo che in qualche modo favorisce anche l'invecchiamento cerebrale, professoressa, che è il nostro terzo punto? Perché mi immagino un po' da persona della strada, no? Quali sono un eccesso di tranquillità, mi passi il termine, ma io lo chiamerei un'assenza di stimoli o anche di recezione, recepimento di questi stimoli. Vorrei sapere la sua opinione. Ma Beh, sono confortato da qualche assenso che ha già fatto con la testa. sono assolutamente, si senta assolutamente confortato. Io personalmente non rappresento le neuroscienze in assoluto, ma sono del tutto d'accordo con lei. Lei ha fatto un ottimo esempio e poi ha citato la parola chiave, l'assenza di stimoli.
Ritorniamo all'inizio di questa intervista. Che cosa ho citato? Ho citato il drammatico esempio della pandemia. Non a caso, non è che bisogna metterci la pandemia dappertutto, però, ripeto, siamo stati tutti in qualche modo, come dire, colpiti da questa situazione. Toccanti, Ora, certo, assolutamente. L'isolamento è l'assenza di stimoli. Allora parliamoci chiaramente. Il modello dell'invecchiamento costituisce sicuramente un oggetto di ricerca interessantissimo per la ricerca di carattere speculativo, perché offre degli spunti di studio del cervello e della sua evoluzione nel corso del tempo, e sicuramente per la ricerca traslazionale, che vuol dire, in parole più semplici, tutto ciò che ci aiuta, che scopriamo del cervello per cambiare dal punto di vista diagnostico e dal punto di vista riabilitativo e curativo la medicina. La medicina dell'invecchiamento è un tema fondamentale perché l'epidemiologia ce lo impone. Noi siamo a questo punto, ci giochiamo il primo posto internazionale per essere il paese più vecchio del mondo insieme al Giappone, quindi abbiamo un obbligo di stare attenti all'invecchiamento, di ascoltare la cosiddetta terza età, e infatti ci stiamo, perché purtroppo esiste, come si dice in inglese, il graceful aging, che è l'invecchiamento in stato di grazia che tutti noi vogliamo. Io sono già in invecchiamento, per cui è chiaro che così anelo a questo come moltissime altre persone. Purtroppo, però, una società che è molto che domanda molto invece, e domanda anche nei termini di rimanere giovani a dispetto degli anni che passano, e molto spesso si rischia un po' l'isolamento oppure la difficoltà di rimanere al pari. Questo ci isola dagli stimoli. E lei ha detto molto correttamente, perché non soltanto questo mette a rischio l'invecchiamento nel senso di rendere più rapide le tappe dell'invecchiamento stesso, ma nel contempo addirittura può scatenare, pur non essendone la causa primaria, dei sintomi psichiatrici e neurologici veri e propri, come per esempio l'apatia. L'apatia è un grave sintomo, è difficile da identificare perché molto spesso viene confuso con la depressione, per esempio. Che cosa è l'apatia se non una sorta di esasperazione della necessità di momenti di stress buono nel corso della giornata per favorire l'adattamento? Per chiudere per il momento l'argomento, che invece sarà evidentemente molto meglio sviluppato nell'appuntamento del corso, vorrei lasciare i nostri ascoltatori con un messaggio importante, perché lei proporrà anche dei test come da programma. Ecco, quindi io farei questa raccomandazione. Seguiamo evidentemente l'incontro con il tema disturbi cognitivi e benessere del cervello, e facciamo i test con la professoressa Bottini. Ci dica più o meno di cosa si tratterà, Ma professoressa. allora, semplicemente, sono dei test che naturalmente, come si dice in termine metodologico, standardizzati sulla popolazione di riferimento. Che cosa vuol dire tutto questo? Lo strumento per esplorare il comportamento umano, le sue funzioni cognitive, memoria, linguaggio, concentrazione, attenzione, ma anche emotive, lo stress buono piuttosto che lo stress cattivo, devono necessariamente essere approcciabili dei più. È un test, non è un compito. Che ci sia anche una certa concentrazione e esigenza di un po' di stato di allarme, di prestazione, è normale. Sono dei test molto semplici sul calcolo, sulla memoria, che servono per dare un indice, come si dice, di funzionamento cognitivo globale. Ci sono molte prove. Naturalmente lo scopo in questo scenario informativo non è di carattere diagnostico, ma appunto informativo. E affinché le persone familiarizzino con questo, perché mi viene da dire che in ogni famiglia c'è la necessità talvolta di fare ricorso anche soltanto per quello che si chiama in termine inglese, ma compreso da tutti, uno screening.
un po' una temperatura del nostro stato cerebrale. D'altra parte, ciascuno di noi, credo, possiede un computer o un telefonino, e tutti quanti i telefonini offrono queste app, in alcuni casi molto carini, che proprio in qualche modo scommettono le nostre abilità, per non parlare del sudoku o della settimana enigmistica. Ottimo training mentale. È apprezzabile davvero anche questo riferimento, grazie professoressa, questo riferimento impositivo all'uso dei device digitali, in particolare del telefono, che possono non essere solo un elemento di passività quando guardiamo e riguardiamo cosa hanno fatto amici e conoscenti sui social, ma possono invece aiutarci a tenere la nostra mente più attiva e possiamo dire anche un po' più sana.